Nella mattinata di oggi si è affrontato il tema dell'efficienza energetica dal punto di vista delle policy e dei meccanismi di supporto, partendo dal presupposto che l'efficienza energetica è cost effective ed è fondamentale per il nostro sistema paese in termini di competitività e oltre che di obiettivi al 2020. Una delle considerazioni che è venuto fuori di più nel corso della giornata è la necessità di andare oltre il semplice tema degli incentivi dati agli impianti, ma di parlare anche, ad esempio, di promuovere l'informazione. E oltre a promuovere l'informazione nei termini di campagne di informazione e via discorrendo, anche promuovere quegli strumenti che aiutano a fare efficienza energetica, come ad esempio i sistemi di gestione dell'energia secondo le normative internazionali e comunitarie, oppure le diagnosi energetiche, le giuste metodologie di acquisto dei prodotti che assicurino che i prodotti acquistati siano verdi e tengano in conto l'efficienza energetica e così via. Un aspetto che può essere considerato interessante è un po' un parallelo con quello che si sta facendo in altri paesi, non tanto per dire quello è più bravo, ha fatto di più così o eccetera, ma per capire quali sono le best practice che poi hanno portato frutti. E da questo punto di vista un'esperienza molto interessante è quella irlandese, dove si capiscono alcune cose chiaramente. La prima è che ci vuole un commitment governativo con un piano di azione di medio e lungo periodo. La seconda è che è importante destinare un'agenzia, delle risorse in termini di personale, eccetera, a supportare chi opera nel settore, che siano aziende di produzione di servizi, che siano aziende consumatrici, che siano elementi del terziario o residenziale, e che si vadano a utilizzare questi strumenti che sono stati prima accennati per smuovere le leve dell'efficienza energetica, attaccando ad esempio l'interesse delle banche, attaccando l'interesse dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. E a questo punto, con meno incentivi,